Ciao a tutti, siamo tornati in diretta dopo un giorno di pausa. Siamo di nuovo connessi su Facebook e Instagram dopo un giorno di tregua e vi aggiorniamo sulle iniziative che stiamo portando avanti, sugli aggiornamenti e anche sulla fase 2 che stiamo programmando. Facciamo collegare tutti, poi iniziamo. Io direi di partire, ci siamo. Buon giovedì a tutti, buonasera a tutti, ci ritroviamo in questa diretta e partiamo subito dai dati del Gores aggiornati alla data odierna, alle ore 12. In provincia di Ascoli abbiamo 266 casi in isolamento domiciliare. 234 sono asintomatici e 107 sintomatici. Come negli ultimi giorni, nella nostra provincia i dati sono stabili e questo è un dato rassicurante. Nell'ospedale di San Benedetto, che è destinato alle persone affette da coronavirus, ci sono 9 persone ricoverate in terapia intensiva, 16 ricoveri in semi-intensiva e 10 ricoveri, nei reparti non intensivi. I dati quindi stanno migliorando giorno dopo giorno, ci auguriamo il meglio, anche se in maniera graduale, però questo non deve farci abbassare la guardia, quindi dobbiamo mantenere alto il livello, di attenzione, anche se devo dire grazie al lavoro straordinario di tutti i cittadini, delle forze dell'ordine, coordinate dal lavoro eccellente del nostro prefetto, dottoressa Rita Stentella, siamo riusciti a contenere, il virus nella nostra provincia. A livello regionale, una bella notizia dell'aggiornamento alle ore 9 di questa mattina: su 1107 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, solo 79 sono risultati positivi, quindi questo ci fa sperare e quindi a fronte di 5582 casi positivi siamo arrivati a 1694 guariti o dimessi. E i ricoverati sono scesi a quota 1000, oggi siamo a 952 con l'esattezza. E quindi questi sono dati incoraggianti, seppur ci sono anche dati purtroppo tristi, che sono quelli delle vittime: 13 ieri, 21 oggi, per un totale di 785 decessi nella nostra regione, purtroppo. Siamo in una fase calante del virus. Però le vittime ci sono ogni giorno, quindi dobbiamo mantenere alta la guardia. Noi spingiamo per far ripartire le attività strategiche, per dare la possibilità alle persone di procurarsi un reddito e non allentare per troppo l'economia, ma nello stesso tempo dobbiamo rimanere a casa e quindi cercare di non compromettere tutto il lavoro fatto. Quindi il ritorno all'uscita deve essere graduale e dobbiamo quindi resistere almeno fino a fine mese. E quindi il 25 e il 1º maggio dobbiamo rimanere a casa. Qualcuno mi ha segnalato che c'erano dei sottotitoli sulla diretta dell'ultima volta, non dipende da noi, quindi qualcuno forse ha l'impostazione dei sottotitoli, quindi potete disattivarla perché qualcuno mi diceva che
che è fastidioso. Oggi abbiamo voluto fare questa diretta in particolar modo per annunciare il nostro progetto. Da domani partirà in via ufficiale, quindi questa campagna, dove la campagna Compra in Ascoli, che avevamo lanciato a Natale, adesso vogliamo spingerla e quindi chiedo la collaborazione di tutti gli ascolani, dei bambini, degli anziani, degli artigiani, dei commercianti. Tutte le persone che hanno un'attività a dire compra in Ascoli perché, con un video breve di 30 secondi, massimo un minuto, ce lo può mandare sulla mia pagina Facebook, sulla posta privata e noi li posteremo e li diffonderemo attraverso Telegram. E per le persone che comprano in Ascoli, sappiamo che grammaticalmente non è corretto, ma da buone ascolani e per enfatizzare la nostra ascolanità e per far sì che la nostra ascolanità diventi un punto di forza per la ripartenza, chiediamo a tutti coloro che acquistano un prodotto, un oggetto, o un servizio ad Ascoli di mandarci un video con ho comprato in Ascoli perché o compro in Ascoli perché. Cerchiamo di diffondere al massimo questa iniziativa, cerchiamo di farla diventare virale perché può diventare il giusto sentimento per poter ripartire da noi stessi e quindi oltre a soddisfare un nostro bisogno acquistando un prodotto, un servizio, facciamo un gesto al nostro vicino, al nostro parente, al nostro amico per poter ripartire insieme. Quindi questo spirito di comunità vogliamo enfatizzarlo e quindi vogliamo dire oggi compra in Ascoli, ma anche domani. Quindi la porteremo avanti questa campagna. Vi chiediamo la massima collaborazione, la diffusione di video. Già da questa sera potete iniziare a mandarci dei video. Compra in Ascoli perché noi la diffonderemo e vi chiediamo anche a farla diventare virale. Compriamo nelle attività del nostro territorio, dagli artigiani di Ascoli, dai commercianti di Ascoli, dai professionisti di Ascoli. Oggi abbiamo fatto un secondo incontro con l'assessore e con i commercianti del centro. Continueremo anche domani. Stiamo incontrando tutti i commercianti del food e non food per cercare di capire quali sono le esigenze e come possiamo sostenerli per non lasciare nessuno indietro, per far sì che tutte le attività possano ripartire. È molto difficile. Abbiamo bisogno di un sostegno da parte del governo e della regione, però nello stesso tempo noi non indietreggiamo e stiamo in prima linea a fianco a tutte le attività per cercare di ripartire tutti insieme. Quindi vi chiediamo questo video, è molto importante, quindi se avete comprato qualcosa, ho comprato in Ascoli perché e quindi cerchiamo di mandare più video, è importante che magari un cittadino vede che l'altro ha comprato in Ascoli e quindi questo può stimolare a catena un sentimento diffuso di voler comprare nella nostra città e quindi ripartire al più presto e quindi dare una mano a tutti i cittadini ascolani e aiutarci a vicenda. Facciamo in modo che questi video diventino virali, quindi vi chiediamo la massima condivisione e la massima collaborazione. Altre novità, stiamo ragionando, stiamo pianificando per cercare di fare una distribuzione diffusa su tutta la città, stiamo cercando di organizzarci, quindi se vi vengono idee potete suggerircele, stiamo cercando di organizzare al meglio la distribuzione per far sì che alle famiglie ascolane vengano consegnate le mascherine, perché ovviamente anche nella fase 2, quando torneremo ad uscire, e spero il prima possibile, possiamo far sì di mettere in condizione le persone di avere la mascherina, perché deve diventare un'abitudine per rispetto dell'altro e per tutelare eventuali contatti e contagi. A breve arriverà il nuovo avviso per i buoni spesa. Stiamo strutturando l'avviso pubblico per permettere ad altre famiglie di poter rispondere e ricevere il buono alimentare, il buono spese di beni di primaria necessità, e cerchiamo di ampliare un po', i requisiti per cercare di dare una risposta ad altre famiglie che hanno magari dei piccoli redditi, ma hanno avuto delle difficoltà a causa dell'emergenza del coronavirus. Quindi a breve cercheremo di pubblicarlo e ne daremo diffusione attraverso i social e attraverso il sito istituzionale del comune.
Ci arrivano delle richieste se poter uscire con i figli per andare in libreria, in cartolibreria. La risposta è no, perché la riapertura delle librerie e delle cartolibrerie è per fare acquisti, ma non per permettere di riuscire in massa. E quindi cerchiamo di contingentare le uscite, cerchiamo di pianificare gli acquisti in modo da uscire una volta sola. Rimaniamo ancora con le linee rigide perché l'emergenza non è finita e quindi cerchiamo di rispettare le regole, ma nello stesso tempo noi chiediamo che è importante poter riattivare le attività perché non possiamo più mantenere uno stato di stanchezza psicologica, di stanchezza economica, perché molti non riescono, visto che i 600 euro ancora non sono arrivati e dovrebbero arrivare, poi vi aggiorniamo, così come la cassa integrazione. E per quanto riguarda, molti ci stanno chiedendo per le foglie verdi o la raccolta di sfalci. Abbiamo riaperto l'ecocentro Monini. E quindi in tanti ci avevano sollevato il problema e quindi informiamo che sarà riaperto esclusivamente con il conferimento dietro prenotazione che potete fare al numero 800 200 804, ripeto, 800 200 804. Si può chiamare tutti i giorni feriali dalle 7:30 del mattino alle 13. In base al numero delle prenotazioni telefoniche saranno valutati i giorni di apertura dell'ecocentro per poter smaltire e conferire verde, ramaglie e rispettando tutte le precauzioni ovviamente. Qualcuno chiede quando arriva il bonus dei 600 euro. Ovviamente non è un bonus del comune e questa è una domanda che dobbiamo rivolgere al governo. Rimanendo alle parole del ministro Gualtieri, ha detto che sarà accreditato entro domani a tutti coloro che hanno fatto domanda. Speriamo che si sblocchi il prima possibile e speriamo che arrivino questi 600 euro. Qualcuno chiede per i tamponi per tutti, noi stiamo sollecitando anche la partecipazione dei laboratori privati, al momento lo stanno facendo gli operatori del pronto soccorso, sono iniziate le case di riposo, ieri l'hanno fatto i dipendenti del Luciani. Continueremo con l'RSA, stiamo sollecitando per farlo per tutti e quindi vi aggiorneremo nelle prossime dirette o aggiornamenti. Informo tra l'altro che da ieri tramite il sito della Regione si può fare la domanda ai confidi per il prestito e il contributo previsti dalla legge regionale sulle misure per l'emergenza Covid-19 e chi fosse interessato può farlo all'interno del sito istituzionale della Regione. Qualcuno commenta che ad alcuno sono arrivati i 600 euro e questo ci rassicura e quindi è un'informazione che leggiamo tra i commenti, è positivo. Il primo che sento, quindi sono contento perché almeno una piccola risposta, seppur veramente piccola. Come sarà la fase 2? Le modalità della fase 2 siamo tutti in attesa delle linee che ci darà il governo e quindi in merito agli eventi, in merito all'evitare gli assembramenti, al distanziamento sociale, al rispetto delle norme all'interno delle attività. Quindi noi ovviamente con il confronto con i commercianti stiamo cercando di ipotizzare misure di aiuto per i commercianti per gestire dei flussi ridotti e quindi che vedono compromesse le proprie entrate. E quindi attendiamo le notizie ufficiali del governo. Noi nel frattempo spingiamo per questa fase 2 perché, come dicevo, abbiamo bisogno di far ripartire le aziende perché troppo tempo fermi non ce la facciamo. Finora abbiamo collaborato tutti, abbiamo fatto un ottimo lavoro straordinario che ha portato a un contenimento nel nostro territorio, ma il nostro territorio ora deve ripartire, devono ripartire le attività, devono ripartire i mercati e quindi gradualmente spingiamo aspettando delle linee ufficiali, però abbiamo la necessità di spingere per poter ripartire il prima possibile perché le persone che hanno una partita IVA, hanno continuato a pagare le bollette, hanno continuato a pagare gli affitti, anche gli arrivano 600 euro, non riescono a sopravvivere. Dobbiamo dargli la possibilità di riattivare l'economia, altrimenti andiamo veramente in difficoltà. E quindi
Aspettiamo le notizie ufficiali e noi siamo per questa direzione di gradualmente iniziare a ripartire e finita la fase di dover rimanere tutti in casa, dobbiamo pian piano, attraverso le misure, ritornare alla nostra vita piano piano, ovviamente rispettando un distanziamento obbligato, tutte le linee di distanziamento con molta cautela. Ovviamente questo non per gli anziani, per gli anziani il periodo sarà più lungo, quindi dobbiamo cercare di essere di conforto, ascoltare, stare vicino ai nostri anziani, perché gli anziani saranno i soggetti che potranno tornare più tardi possibile ad uscire, perché sono i soggetti più fragili e dobbiamo tutelarli. Con questo vi comunico che l'armadio dei piccoli a Villa Sant'Antonio, diciamo che è un servizio offerto dall'armadio dei piccoli, a Villa Sant'Antonio le famiglie che hanno bisogno e necessitano di vestiti, scarpe, pannolini, latte, articoli alimentari, possono per i ragazzi da 0 a 14 anni possono contattare il numero 349 66 38 464. Grazie all'Armadio dei Piccoli per questa bellissima iniziativa. Poi un'altra iniziativa interessante, la tabaccheria Sebastiani ha attivato un'iniziativa, una mascherina per tutti, e quindi in Viale Marconi la tabaccheria Sebastiani ci ha informato che partecipa al progetto Una mascherina per tutti, promossa da prodotte da Nello Teodori dell'azienda L'Artigiano del Calzolaio, e le mette a disposizione, ognuno può ritirarla facendo una piccola offerta per l'iniziativa. Se ci sono altre attività che stanno producendo mascherine e ne hanno a disposizione, ovviamente può comunicarci e noi daremo informazioni nelle nostre dirette. Io ringrazio tutti i volontari e i dipendenti della Protezione Civile, tutti i volontari dipendenti della Croce Rossa, tutti i volontari dipendenti della Croce Verde che stanno facendo un lavoro eccellente insieme a noi, tutti coloro che stanno collaborando, e ricordiamo che la Protezione Civile è disponibile per portare a casa chi ne ha bisogno, di alimenti e altri beni di primaria necessità. E anche la Croce Rossa e la Croce Verde, con tutti i volontari, sono a completa disposizione e stanno dando una mano in questo momento di emergenza. Per quanto riguarda il decoro urbano, nonostante questa emergenza del coronavirus, come avete visto sui nostri canali social, stiamo continuando sulla manutenzione del verde, sulla cura del verde, la cura dei parchi, dei giardini, le potature, perché noi abbiamo il progetto Ascoli Green e non si deve fermare, e quindi siamo al lavoro per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria, e quindi non ci fermiamo. Chi esce per Noi non ci fermiamo, chi esce per motivi consentiti abbia cura del nostro ambiente, quindi non gettiamo mascherine e guanti per terra, non gettiamo cartacce nei nostri parchi e giardini, cerchiamo di mantenerli puliti. Qualcuno ci scrive perché non rifate anche le strade, sarebbe meglio lavorare ora che c'è meno gente in giro. Dal decreto non era previsto, stiamo vedendo quando c'è possibile far ripartire i cantieri per poter riattivare anche la manutenzione delle strade. Abbiamo attivato un ulteriore progetto, noi cerchiamo di aderire a tutti i progetti, telefono amico per l'età evolutiva, ideato dall'associazione Oltre e patrocinato dal comune. E quindi anche in questo caso c'è un sostegno di terapisti, psicologi, logopedisti a sostegno delle fasce più deboli. Cerchiamo di mettere a disposizione tutti i progetti che siano di sostegno e di tutela dei più fragili in questo momento. Il progetto sulla biblioteca, libri e racconti narrati tramite video, oltre al servizio Media Library, che permette quindi di avere una biblioteca digitale a casa, sfogliando quindi gratuitamente libri, riviste e giornali. È partito anche il progetto che vede i dipendenti della biblioteca raccontare libri, fiabe, storie, articoli, pillole di filosofia attraverso alcuni video, e quindi anche questo cerchiamo di darlo come servizio a distanza.
Io voglio ringraziare un ascolano che sta in Cina, Christian Zippi, che insieme alla moglie Julia Wen e un'altra amica, Mia Chen e Wendy NG, che ci hanno donato 20.000 mascherine. Grazie davvero di cuore per la solidarietà, siamo riusciti ad averle. Domani daremo diffusione anche di questa notizia. Penso di ringraziarla a nome di tutta la città. E per quanto riguarda la diretta, domani non la faremo, quindi domani non saremo in diretta, la faremo sabato sera alle 20 al COC con Sandra Felicioni per il linguaggio dei segni per i nostri amici non udenti. Oggi voglio fare gli auguri, anche se il compleanno è stato ieri, a Eric Barbizzi, il nostro inviato e consulente scientifico di Striscia la Notizia, nonché ascolano, sempre molto attento al nostro territorio, con il quale abbiamo sottoscritto l'accordo No Mozziconi a Terra. Tanti auguri al mio amico Alejandro Orsini, auguri invece a Tania Polidori, auguri da parte mia, ma anche da parte dei genitori Dario ed Alba e dal figlio Alessio. Tanti auguri Tania. Auguri a Lorenzo Di Virgilio che festeggia i suoi 22 anni, tanti auguri da parte mia. Buon compleanno ad Enrica che compie 43 anni, auguri anche da parte di Giulia, Federica e Marta, tanti auguri. Tantissimi auguri anche a Lusinga de Brecciarolo che è il mitico Francesco che oggi compie 81 anni e festeggia anche 54 anni di nozze con la moglie Dina. Tanti auguri a voi e alla vostra famiglia. Io vi ringrazio, abbiamo concluso qui questa diretta, ci teniamo aggiornati sui canali social, per seguirci basta un like sulla pagina Facebook o Instagram e il canale Telegram Marco Fioravanti Sindaco. Ci sentiamo domani sugli aggiornamenti sulla pagina, ma con la diretta ci vedremo sabato sera alle 20.